Buonasera, questa volta siamo in due a presentare perché sono due i protagonisti del concerto che poi seguirà. Il nostro solito ormai amico Schubert è uno dei poeti, uno dei moltissimi poeti che Schubert musicò. E naturalmente le poesia e musica sono arti sorelle. E quindi qualsiasi musicista che decida di sposare la causa della musica e come minimo deve essere almeno cognato della poesia. E questo vale soprattutto per Schubert. Io penso sempre all'idea di Schubert che ha musicato 600 lieder, 600 poesie. Quindi come minimo, se mi faccio un conto, deve averne lette come minimo 6.000 per aver poi selezionato queste 600 che andassero bene per la sua fantasia musicale. E questo vuol dire un numero imprecisato di poeti che lui ha letto e che poi magari ha scartato, oppure che ha letto e che poi ha scelto, oppure che lui conosceva personalmente, perché in questo grande numero di poeti di Schubert, non ho idea di quanti siano, ma saranno come minimo una 50, 60, forse anche di più, troviamo naturalmente grandissimi poeti come Goethe, come Schiller, come Wilhelm Müller, come Heinrich Heine, e poi troviamo poeti, i cosiddetti poeti minori, questa parola che non vuol dire molto perché minore, non si sa, uno può aver scritto una sola poesia e aver scritto un capolavoro, oppure averne scritte centinaia e sono tutte mediocri, oppure averne scritta una che ha ispirato la fantasia di Franz Schubert, quindi questo di per sé è già un grande talento. Ma ammettiamo di volerli chiamare minori, tra questi minori ci sono appunto gli amici di Schubert, questa cerchia di amici tra cui era normale a quell'epoca, cioè agli inizi dell'Ottocento, che vi fossero poeti, che vi fossero musicisti, che vi fossero pittori, un cenacolo di artisti, e questi amici scrivevano poesie, molti di loro, e spesso Schubert, che non era una persona, non era troppo un'anima critica nei confronti dei suoi amici, tendeva anzi a favorirli nei loro talenti. Spesso Schubert sceglieva di mettere in musica anche le loro poesie. Questo vale soprattutto per il poeta di cui parleremo oggi. Io sono in compagnia di Sandro Zanchi, che poi suonerà durante il concerto, che è poi l'autore delle traduzioni delle poesie che sentiremo recitare, e quindi per me è un piacere, perché è un continuare la mia scuola, quindi diciamo un liderista di terza generazione, almeno qui, e questo mi fa particolarmente piacere. E l'idea del compositore che mette in musica poesie di un amico è una cosa molto bella, perché certo questa continuità anche di anime, di amicizia, di bellezza che passa tra una persona e una persona a lui amica è una cosa rara nel mondo della musica. A volte succede anche ad altissimi livelli, ad esempio Goethe aveva degli amici che erano ottimi compositori, e quindi in quel caso si sente veramente questo passaggio dal grandissimo poeta al grandissimo compositore senza che intercorra nulla, a volte neanche la parola stampata, perché la parola stampata non c'era, era semplicemente un manoscritto di poesia che passava direttamente al compositore. E questo succede nella storia della musica. Ad esempio Haydn scrisse delle bellissime canzoni inglesi sui testi di una sua amica che era la sua ospite a Londra, Anne Hunter, oppure persino un compositore molto moderno come Anton Webern, che era veramente una persona che sceglieva con grande attenzione. Se pensate che tutta la sua opera completa dura meno di un solo atto di un'opera di Wagner. Quindi lui, quando sceglieva qualcosa, lui ha musicato delle poesie di una sua carissima amica che si chiamava Hildegard Ione. Quindi questo si ripete. Nel caso di Schubert ci sono moltissimi amici che scrivevano poesie, alcune scrivevano bene, alcune scrivevano meno bene. Certo, il caso di Meyerhofer è un caso unico, perché è credo il secondo poeta musicato per numero di lieder da Schubert. Ed era un poeta che aveva dei lampi di genio, lampi di talento, lampi di mediocrità, e tutto questo Schubert ha cercato in qualche modo di farcelo arrivare a noi tramite della musica che è di una bellezza come al solito
inarrivabile. E poi c'è un aspetto personale della loro amicizia, e quindi adesso Sandro ci spiegherà qualcosa di questo, vero? Sì. Buonasera a tutti intanto. Ma l'amicizia tra Schubert e Mayrhofer è già di per sé un po' particolare, nel senso che avevano due caratteri abbastanza diversi. Schubert era lieve verso la vita, leggero, amava passare sopra le cose. Mayrhofer era invece uno che veniva definito come pessimista, cupo. E questa amicizia già nasceva con dei presupposti un po' difficili. In realtà loro si conobbero nel 1815 e si conobbero in un modo che è proprio schubertiano, per quanto ne sappiamo noi. Cioè, un amico comune, Josef von Spaun, accompagnò Mayrhofer a casa del padre di Schubert, dove Schubert viveva, e diede a Schubert una poesia di Mayrhofer, che era Am See. E questa fu la prima poesia musicata da Schubert, che la compose subito, che compose subito il Lied. Cioè, prese la poesia, si ritirò nella stanza e, come anche in altri episodi vengono raccontati, scrisse subito il Lied. Un Lied che è 5 pagine. Ci mettiamo molto di più noi a studiarlo che Schubert proprio a scriverlo, molto di più. E questo è quasi sempre, succede così con i leader di Schubert. La loro amicizia poi fiorì e ne è testimonianza il corpus dei leader di Schubert. Schubert scrisse 45 leader sui suoi testi, più una traduzione da Eschilo, sempre fatta da Mayrhofer. E nei due anni successivi al loro incontro, 1816 e 1817, ne scrisse più di metà. I due poi vissero anche assieme, tra il 19 e il 20, e questo in realtà non diede, come si potrebbe immaginare, non diede un risultato di ancora più leader, ancora più poesie musicate dallo stesso Schubert, anzi il contrario. In quei due anni Schubert ne musicò soltanto 8. E poi negli anni successivi trascorrevano anche un paio di anni senza che lui musicasse più poesie dell'amico. Ed è ancora strano il loro rapporto, perché Mayrhofer era dell'87, aveva 10 anni più di Schubert. Eppure c'è una lettera e una frase che è abbastanza emblematica per me. Schubert scrive a diversi amici da un posto dove vi si trovavano, non ricordo, e tra di essi scrive anche a Mayrhofer: caro Mayrhofer, smettila di essere malato, o perlomeno lascia perdere le medicine, il resto verrà da solo. E che un ragazzo che allora probabilmente aveva 22 anni scrivesse a un uomo che rivestiva una carica all'interno della macchina imperiale di Metternich, comunque era una persona che aveva un lavoro, che lo ospitò poi in casa, che lo apostrofasse così, è abbastanza strano, singolare. E un'altra, l'unione comunque fu stretta tra i due, fu veramente stretta, e soprattutto Mayrhofer era terribilmente innamorato della musica di Schubert, tanto da dire che le sue poesie prendevano non solo vita, ma anche forma, soltanto nel momento in cui Schubert le musicava. Mayrhofer scrisse molte poesie, e ne scrisse ben più di 45, e furono pubblicate poi nel 1824 grazie a una sottoscrizione di amici che decisero di pagare questa piccola edizione. Ma il 24 è anche l'anno dell'ultimo Lied di Schubert sui suoi testi, che è Auflösung, che ascolterete questa sera. E Schubert poi morì nel 28. Dalle testimonianze degli amici, dal fatto che tra l'edizione 24 e una del 43 ci sono solo 20 poesie in più, capiamo che la vena creativa di Mayrhofer si era completamente inaridita. Prima dopo l'allontanamento dall'amico e poi molto ancora di più dopo la morte. Scusa Sandro, questo che dici mi ricorda il caso opposto, invece, che quello che stava succedendo in quegli stessi anni nella Germania, invece nella Prussia, dove tra Goethe e il suo amico Zelter, che lì succedeva proprio il contrario, cioè c'era un compositore che era Zelter, che era talmente innamorato della poesia di Goethe e del poeta, naturalmente, nella loro vita si scrissero 900 lettere, Zelter e Goethe, 900 lettere. C'è persino una lettera scritta da Zelter, che andò a trovare Goethe, poi non così frequentemente, ma quando andò a trovarlo, mentre lo aspettava giù nella casa di Goethe a Weimar,
e Goethe doveva scendere, c'è una lettera scritta sotto, dice: io sono qui, ti sto aspettando il tuo arrivo. E lui gli scrisse una lettera, o quello che oggi sarebbe forse un SMS: sono arrivato, vieni. E c'è una bellissima lettera che fa parte di queste 900 lettere. E quando morì poi Goethe nel 1832, quindi parliamo di questi stessi anni, Zelter scrisse, un amico dei due disse: sono certo che Zelter non sopravviverà molto. Infatti Zelter morì 6 settimane dopo Goethe. Quindi cioè, si crea a livelli anche sociali totalmente, no? Perché lì parliamo di nobiltà quasi con Goethe e anche un po' con Zelter, di alta borghesia, e qui parliamo di piccola borghesia viennese, due povere anime. Sì, ma, sì, sì, decisamente povere. Schubert non aveva niente, cioè non possedeva niente. Tra il 19 e il 20 scrive a un amico, scrive Stodemeyerhofer, ma che lui stesse da Meyerhofer e che poi 2 anni dopo stesse da qualcun altro è proprio, era la cosa più normale che vediamo nella vita di Schubert. Il suo testamento, cioè non il suo testamento, ma quello che viene redatto quando lui muore e quello che possedeva. Beh, Schubert non possedeva un pianoforte, questo è chiaro, ma sappiamo che spesso non aveva i soldi per comprarsi la cartella musica e tirava le righe sui fogli e scriveva magari un lied, bellissimo. La presenza dei testi di Meyerhofer nell'opera di Schubert ricorre anche in alcuni particolari episodi. Per esempio, sappiamo che i leader di Schubert furono promossi, ma fortemente, da Vogel, un baritono che proprio dal primo istante in cui poté ascoltare la musica di Schubert si diede da fare proprio per cantarla sempre, per promuoverla, prima di tutto tra gli amici, ma poi anche di fuori, portando Schubert, invitandolo altrove. E il primo lead che Vogel prese proprio dal pianoforte di un sorpreso Schubert che non si aspettava di incontrarlo in quel momento era Augenlied, un lead su testo di Meyerhofer. Un altro episodio secondo me singolare è che nel 18 Schubert musica un testo di Meyerhofer lunghissimo, Einsamkeit, è veramente un lead che dura 20 minuti, è un testo di lungo, un poema quasi. Schubert riesce a dargli un'architettura incredibile, a dargli una struttura che sta in piedi da sola proprio, e naturalmente una bellezza melodica. Nel 18, proprio quando finisce questo pezzo, lui si trova in Ungheria e scrive agli amici che Einsamkeit di Meyerhofer mi è riuscito benissimo, perché scrivevo senza preoccupazioni, non poteva riuscirmi meglio. È strano da parte di Schubert anche questo, perché Schubert era così schivo, trovare un giudizio sulle proprie opere di una persona che in realtà dimenticava le proprie opere, che a un certo punto ritrova 100 lire soltanto perché un amico che viveva nella stessa casa glieli mette in un cassetto, perché sennò lui li avrebbe dimenticati. Ecco, è singolare che lui dia un giudizio così positivo su un proprio pezzo. Senti, Sandro, tu ci hai detto che appunto c'è questa differenza di carattere tra i due, una enorme differenza di carattere, questa maturità di Schubert che va trascendente, no? Quella che sentiamo nella sua musica, una maturità che va oltre l'età e va oltre, se pensiamo a cosa ha scritto Schubert a 16-17 anni, mentre invece c'è questa sorta di immaturità di Meyerhofer che fa il poeta maledetto per tutta la vita un po', no? Lo fa più che esserlo, perché non è proprio Baudelaire o Verlaine. No. Ecco. Questo come interviene? Schubert in questo caso deve proprio, lui che aveva molto rispetto per i poeti in quanto grandi, i veri grandi per lui erano i poeti, non il musicista, invece in questo caso lui si rende conto che sta facendo qualcosa per la poesia, e come interviene? Cosa fa? Sì, certamente Meyerhofer era una persona cupa, e questo lo doveva anche al fatto che la sua vita era contraddittoria. Meyerhofer, che nelle sue poesie inneggia la libertà, sogna una terra dove questa libertà possa esserci, viveva nella Vienna della Restaurazione ed era un ingranaggio della grande macchina di Metternich. Lui era un censore, cioè era quello che decideva se un libro andava pubblicato o meno. E questa contraddizione, insomma, lo portò a una fine non tanto, cioè molto triste, ecco. Schubert interviene nei testi dell'amico, che sono veramente sono pieni di pessimismo, davvero pieni di pessimismo, e di questa infelicità nel presente. Proprio Meyerhofer diceva di se stesso: sono nato troppo presto o troppo tardi. E Schubert interviene in una maniera un po', cioè sempre con rispetto per la poesia, certamente grande comprensione poetica, questo sempre. Ma per esempio in tante poesie lui aggiunge qualcosa.
Se la poesia di Meyerhofer finisce in maniera abbastanza esistenzialista, Schubert aggiunge un da capo. Cos'è il da capo? Cioè, prende la prima parte della poesia e la ripropone alla fine. L'esempio forse più emblematico che possiamo ascoltare stasera è Bainwinder. Chiedo scusa, eccolo qua. Questa è una cosa importante, questa del da capo, perché sembra un dettaglio, ma voi immaginate in un film colui che fa il montaggio decide che alla fine del film si debbano ripetere i primi 10 minuti del film. È proprio per un poeta risentire le prime 2 strofe della propria poesia, è come proprio per un regista di cinema trovarsi di colpo: all'inizio lo rimetto perché così la gente capisce meglio. Quindi è un dettaglio, ma spesso i cattivi compositori lo fanno solo perché hanno bisogno di utilizzare di nuovo un tema che magari è riuscito bene, oppure perché non hanno finito bene la parte. I grandi compositori come Schubert sono giustificati quando lo fanno, no? Perché certo. Sì, l'ultima parte di questa poesia dice: nel tuo petto, nel tuo cuore, proteggi i tuoi sogni e proteggi la sacra passione. Questo finale per Schubert evidentemente è come, dopo aver musicato tantissime, questo è già del 19, quindi aver musicato più di 30 poesie di Meyerhofer, probabilmente era un po' stufo di questo continuo piangersi addosso, di questa spinta esistenzialistica, un po' fine a se stessa a un certo punto. E quindi decide di concludere, il Lied comincia così. Es träumen die Wolken, die Sterne, der Mond. Che vuol dire sognano le nuvole, sognano le stelle, la luna, che è un'immagine della natura molto più lieve. E lui, invece che finire con quelle parole che abbiamo detto, proteggi la sacra passione, lui ricomincia, dopo aver suonato questo alla fine, finisce su una cadenza sospesa e poi ricomincia. Questo lo fa anche in un altro Lied che ascolterete questa sera, Der Alpenjäger. Der Alpenjäger finisce, la seconda parte, che è la fine della conclusione della poesia di Meyerhofer, finisce con l'immagine di lei si disegnava nel cielo e lui pensava, insomma, a colei che aveva scelto nella valle. Ancora una volta Schubert decide di ricominciare con un tema che è questo. Cioè, di ricominciare la poesia, di ricominciare a riproporre la prima parte del Lied, che invece parla di questo cacciatore che va in giro per la montagna, che il suo cuore batte forte nel petto ed è felice. Cioè, di concludere in modo più ironico e più leggero. Ancora una volta troviamo che l'approccio di Schubert a queste poesie sia quello di non di eliminare o di... raramente Schubert elimina le parti più drammatiche. Non è questo che fa, ma piuttosto aggiunge qualcos'altro, o tratta le parti drammatiche in maniera lieve. C'è un altro esempio che vorrei proporvi, che è un Lied che non verrà eseguito stasera, che si chiama Amström. E in Amström, sempre sul testo di Meyerhofer, naturalmente, alla fine il verso finale è proprio emblematico di Meyerhofer: non troverò la felicità sulla terra. Cioè, proprio così. Schubert allora chiude così. Finde nicht das Glück auf Erden, finde nicht das Glück auf Erden. Lo finisce in maggiore. Questo veramente si vede proprio nella sua opera, che lui fuggiva il pessimismo di Meyerhofer. C'è anche un aneddoto che è simpatico. A un certo punto loro vivevano insieme, un aneddoto si racconta naturalmente, che Meyerhofer era talmente preso dai suoi pensieri così che faceva paura a Schubert, che a un certo punto era chiuso nell'angolo del suo letto e aprì un ombrello per difendersi da Meyerhofer. Quindi anche questa storiella comunque ci dice qualcosa sul loro rapporto. Senti Sandro, questi leader che verranno eseguiti questa sera, sì, naturalmente con...
con questo bellissimo impianto scenico e con questi quadri che voi vedrete, che sono dettagli infinitesimali, ma anche infiniti, di infinita bellezza, di quadri di Dietrich Fischer-Dieskau, a cui, come ripeto, ogni volta è dedicata questa Schubertiade. Questi leader sono tra i più negletti nei programmi concertistici, non sono leader, a parte due o tre che sono un po' più famosi, ma famosi sempre è una parola che cosa vuol dire? Famosi tra chi studia, famosi tra chi va forse a tutti i concerti di leader a Vienna, non lo so, ma non sono certo i leader nella hit parade schubertiana, che poi a volte è meritata la hit parade, a volte soltanto casuale, a volte soltanto una hit parade perché si è deciso così nel tempo, a volte invece perché sono leader che mettono assieme bellezza melodica, bellezza armonica, bellezza di poesia. Però Schubert chiaramente, Schubert lavorava a questi leader come uno studioso lavora a un vocabolario, a un'enciclopedia, cioè lui metteva tutta la sua sapienza di cultura, di emozioni, di vita, di esperienza, la metteva in questi leader oltre che in tutto il resto della sua musica. E quindi questo vuol dire che poi lui, queste idee che gli venivano grazie a una poesia magari non sempre eccelsa, ma pur sempre buona, lui poi le usava anche in altri leader, no? In quelli che magari fanno parte della hit parade. Quando? Cosa succede, ad esempio? Abbiamo degli esempi proprio lampanti di utilizzo di alcune frasi. Ce n'è uno proprio in un lead che ascolterete stasera, che è ancora Beinwind. Quando lui dice gli alberi, gli uccellini, i fiori e il fiume, quando dice il fiume lui usa questa frase. Dopo ve la risuono, anzi ve la risuono subito. Anche un po' oltre fa, no? Tiro, tiro. Sì, 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 sì. Quando lui scrive Der Müller und der Bach, che è il penultimo lead del ciclo di Schönemüllerin, e qui siamo proprio ai capolavori, certamente all'hit parade di Schubert, ma qui in questo caso decisamente meritata. Quando parla il fiume, quando il fiume va a parlare, lui scrive questo. Forse direi che Schubert fa un po' il contrario di quello che ha fatto sempre con Meyerhofer, lui cercava di alleggerire, sì, di alleggerire, no, lo spirito di Meyerhofer. In realtà qui questo lead di Schönemüller, sì, che è uno dei più belli, è quello dove si dice ah laggiù, ach unten, da unten di tiefe Ruhe. Laggiù sotto la superficie dell'acqua c'è la profonda pace. Cioè in questo lead Schubert e il poeta Müller ci fanno capire quale sarà la fine del poeta, del sé narrante, cioè questa attrazione verso l'acqua e quindi verso la morte, mentre invece quelle parole di Meyerhofer erano più lievi quando lui le usava, no? Certamente, qui dice appunto gli uccellini, gli alberi, è una descrizione della natura ed è quella che dicevo prima, appunto Schubert sceglie per concludere il lead. Quindi è un gioco tra loro due, anche sì, un po', no? Sì. Un gioco delle parti. Sì. Ma poi ci sono tantissime, anche una cosa curiosa è che ci sono tantissime varianti nelle poesie di Meyerhofer, ma sapere se fu Meyerhofer o Schubert a cambiare queste parole, probabilmente lo fecero insieme, perché la collaborazione era talmente stretta, cioè veramente Meyerhofer scriveva le poesie e Schubert le musicava direttamente da quello che lui aveva scritto su un foglio. Quindi è interessante anche questo, certe volte Schubert cambia delle parole rispetto all'edizione del 24, ma in realtà non sappiamo se allora Meyerhofer aveva scritto questo. Un'edizione che oggi è praticamente... Non ci sono edizioni dal 43. Quasi 200 anni. Da quasi 200 anni non ci sono edizioni. Infatti nel momento in cui uno si mette a studiare questi leader, trovare anche delle fonti è difficile, perché si trovano questi libri con i caratteri gotici. Si trovano dei libri moderni su questo poeta. La mancanza è anche un po' giustificata, nel senso che nel panorama della produzione in lingua tedesca è anche comprensibile che un poeta come Meyerhofer, dove le tematiche sono un po' sempre le stesse, cada un po' nell'oblio e venga ricordato soltanto perché Schubert ne ha musicato un bel numero di poesie.
Quindi questo è... Io penso queste famose Schubertiadi, questi incontri di questi amici nella casa di altri amici, di amici comuni, di amici più abbienti che avevano intanto una sala col pianoforte, spazio, quindi sicuramente, e certo l'idea che in quella stessa camera si riunissero comunque spiriti come Schubert e Meyerhofer e portavano la loro portavano invece di portare i pasticcini, loro portavano il nuovo lead su una nuova poesia, cioè qui c'era un momento di creatività comune che era veramente sì. No? Una cosa... Sì, un po' forse abbiamo avuto cenacoli di questo genere anche noi con D'Annunzio, Tosti, forse un po', ma c'era tutto un aspetto pubblico anche di prosopopea, di cose che lì mancava completamente. Questi sì, erano... forse qualcosa di simile, ma diciamo per una classe sociale un po' diversa, un po' più ricca anche, avviene a Parigi all'inizio del Novecento, i salotti di Baudelaire, di Mallarmé, scusate, dove si trovavano Debussy, i pittori impressionisti e simbolisti, e dove si pubblicavano libri di Verlaine con illustrazioni di Maurice Denis. Però è qualcosa già di diverso, nel senso che... Si pubblicavano intanto, qui si pubblicava ben Schubert, poco. Poté assistere solo a un concerto, un concerto pubblico con la sua musica, uno solo. E in cui, sì, tra le altre cose, venne eseguito il suo trio in mi bemolle per pianoforte e violoncello, però non pubblicare Schubert, quando uno comincia ad acquistare magari questi volumi, sì. Uno dice, vediamo quanti leader di Meyerhofer ci sono, e nei primi tre volumi ne trova forse sei, ce ne saranno 120 lì dentro. Perché non c'era proprio la possibilità per lui di pubblicare? Oppure quando trovavano dei soldi, ecco, allora nasce l'opera 21 che è dedicata a Meyerhofer, sono tre leader, ne sentiremo un paio questa sera, Auf der Donau e Der Schiffer, che sono dedicati addirittura al poeta, cioè a Meyerhofer. In ogni caso Schubert fu legato a quest'uomo, anche decisamente affettivamente. Sulla natura del loro rapporto si è detto di tutto, ma questo, se credo oggi, ci interessi ben poco. Nel senso che è bello ascoltare quello che è uscito dal loro rapporto artistico. Sì, sicuramente, sì, certo non ci interessa il gossip. No. Interessa però questo aspetto di quello che ci hai detto prima, che questa convivenza tra loro, qualsiasi fosse la natura di questa convivenza, ha provocato un inaridimento della produzione. Questo a me mi ricorda in parte il caso di Schumann. Schumann quando era fidanzato con Clara e quando era già alle viste l'idea del matrimonio finalmente dopo tutte le resistenze del padre e di Clara. Ma in tutto questo periodo di difficoltà, per motivi poi anche magari diversi, di tipo proprio puramente artistico, Schumann scrisse 100-140 lieder in un anno, quasi tutti ispirati a questo amore grandissimo per Clara. Quando poi in novembre si sposarono, Schumann scrisse dei duetti dedicati a Clara, poi ci fu questa idea di scrivere addirittura dei leader insieme, e c'è questa raccolta scritta insieme a Clara, per cui è sempre stato il dubbio, chi ha scritto questo pezzo, chi ha scritto questo l'ha scritto Schumann, no, ma questo è talmente banale, deve averlo per forza scritto Clara, no, e quindi qui subentra poi tutto il giudizio, no, che sicuramente Clara scriveva male, però sta di fatto che questa familiarità, tolta dalla familiarità musicale, ma è diventata familiarità reale, fa sì che Schumann non scriva più un lead per altri 9 anni praticamente a livelli paragonabili. Quindi questo, in questo senso forse questa amicizia tra Schubert e Meyerhofer era qualcosa in più. Sì. Il resto appunto non ci interessa, ma ci interessa questo, no? Questa familiarità. Sì, è più interessante questo. È interessante vedere che comunque, soprattutto all'inizio, bisogna dire, all'inizio della loro amicizia, questo ha proprio fatto fiorire una serie di pezzi che altrimenti non ci sarebbero semplicemente stati, o ce ne sarebbero stati altri. E questo è nato grazie a un'amicizia, grazie a un amico che li ha introdotti. È anche è affascinante questo di Schubert, perché tutta la sua vita ruota attorno a questa cerca di amici. Schubert non aveva un ruolo pubblico, né come musicista né in qualsiasi altro modo. E quindi
sappiamo tutto quello che sappiamo su Schubert a livello biografico lo sappiamo dagli amici, certo, con notizie talvolta che andrebbero un po' filtrate, perché gli amici non facevano altro che dire bene di lui. E noi siamo d'accordo, decisamente, amiamo la sua musica, ma è tutto filtrato, è tutto veramente, sono notizie filtrate dall'animo di gente che gli voleva bene. E poi anche c'è un po' una colpa storica, biografica, nel senso che Schubert presentava agli amici soprattutto i leader e venne ricordato quasi soltanto per quello, per un buon numero di anni, ma veramente un buon numero di anni. Quasi l'800. Eh sì, finché Schumann già andava a scoprire delle sinfonie, delle sonate, ma erano cose che naturalmente non erano pubblicate e che ancora oggi faticano a entrare un po' nel repertorio che ascoltiamo tutti i giorni. Le ultime sonate di Schubert non si ascoltano così spesso come magari quelle di Beethoven, non so. Senti Sandro, per finire, prepararci per l'ascolto di queste bellissime, di questa bellissima musica che attraversa tutta la gamma di emozioni, tutto, sentiremo la vita, la morte, la vitalità, la depressione, la tristezza, l'allegria, l'esultanza, la malinconia. Come sempre in Schubert, a prescindere da quello che gli capitava nella vita, che erano cose appunto spesso terribili, lui ha scritto Schöne Müllerin con questi leader celestiali in ospedale con terribili sintomi, sia visibili che in un ospedale di Vienna terribile, e ha scritto queste e nessuno se ne lo potrebbe dire dalla qualità della musica, proprio della sua bellezza. Però abbiamo parlato di questa amicizia, e chiaramente una delle qualità di un amico è saper farti bere bene il vino e portarti nei posti giusti e farti godere. Questo Schubert ce l'ha spesso, al di là del luogo comune di Schubert, che era sempre a bere, cosa che non è possibile perché non avrebbe avuto il tempo di scrivere questa musica. Però sicuramente lui sapeva bere, io credo, sapeva bere, e lo sentiamo da questi, è riuscito persino a far bere Meyerhofer. Sì. E a farci sentire un pezzo che poi sarà l'ultimo eseguito questa sera, sì. Che è un brindisi. Un brindisi, è proprio un brindisi, al punch. Il titolo di questo pezzo è proprio al punch. Ed è una poesia divertente su quello che è, sugli effetti che possiamo tutti immaginare, che può fare bere tanti bicchieri di punch. E quindi qual è la caratteristica principale di questo? La caratteristica principale di questo brindisi. Pezzo, di questo brindisi, è proprio la convivialità. Questo pezzo, però, come è scritto? Sentiamo l'accordo iniziale. Il pezzo è scritto all'unisono, cioè le due mani del pianoforte fanno questo e le voci fanno lo stesso, ma non si aspetterebbe questo. Questo in minore. Cosa c'è qui secondo te? Minore. Gli effetti dell'alcol oppure invece quella sorta di panico della vita che... Ma sì, forse il panico della vita, forse anche un po' gli effetti dell'alcol, a dire il vero. Ma comunque Schubert da questo il re minore storicamente è la tonalità della messa da Requiem. Don Giovanni quando no? E Schubert la utilizza per una poesia così leggera, così proprio in cui viene dissacrato tutto quello che è sacro, insomma. E utilizza il re minore, che dà a questa poesia non soltanto qualcosa di allegro, ma anche qualcosa di un po' aggressivo, e direi che forse prevale il fatto di essere allegri perché abbiamo bevuto. Quindi lasciamo i nostri ospiti al vino vero giù e poi al brindisi con la musica del più tardi. Sì, va bene. Grazie.